Salve a tutti ragazzi e benvenuti al mio nuovo video gameplay commentato da me, la freccia blu. Ed eccoci qua con Resident Evil 5, esattamente dove ci eravamo fermati. Oh, spingi. Spingi. Boom. Arriveranno solo se restiamo qui. Forza. Ok, giusto. Tanto ci sparano addosso i zombie. Almeno qui è un caso che ci stiano sparando addosso. Non come in un altro gioco di mia conoscenza. Bene. Ok, ragazzi, signore. Faccia quello che vuole, guardi. Oh! Porca puttana! Di lì non si passa. Però è bella la scena, ragazzi. Devo dire che mi sta piacendo tanto sta scena. Passiamo da qua allora. Di lì non si passa. 10 metri. Come fai a essere così lenta? Elena, cosa mi combini? Via. Lentamente, giustamente, lentamente. Buona idea. Sarete più al sicuro se restate all'interno. Forse avremo un attimo di respiro. Guarda. Non ti ho detto che abbiamo fretta. Le ultime parole famose, eh. Un frigo bar. Questo si è drogato. No. Oh. No. Zombie. Aspetta un attimo. No, non c'ho erbi. Non c'ho l'erba rossa, merda. C'ho l'erba verde, non c'ho. Questo è un guaio, ragazzi. Bisogna trovare erbe. Che poi ancora non capito perché cambiare le erbe con queste pasticche, compresse, come volete chiamarle, supposte. Cioè, a quale scopo alla fine? A cosa ci è servito cambiarle? A una mazza. Minimamente a nulla. Questo si sveglia? Sì. Infatti. Te, sul culo, va. Proprio a calci in culo li prendo i zombie. Letteralmente li prendiamo a calci in culo noi zombie. E basta con sti punti abilità. Ma che sono? Cosa sono? E quella cos'è? Non lo sappiamo. Lentamente apriamo la porta. Il sottomarino militare è scomparso il 26 di questo mese alle 23:27. Prima della sua scomparsa, sì. Il mezzo ha però inviato. Questi tutti zombie? Sì, io vado laggiù. Tutti in piedi, appassionatamente. Guardate, ci scommettete. Guardate. No. Strano. Oh. Ma mi sarei aspettato un vero e proprio. Però bella scena. Bello. Bello, bello, bello. Ok. Lei signore non si rialzi per favore. Io inciampo come un coglione sempre. No, è chiusa. Ah, ecco perché. Ma avete capito ragazzi perché quelli non si sono alzati, vero? Scopriamolo insieme. Il sottomarino militare. Sì. Scomparso il 26 di questo mese. Non mi sta prendendo per il culo, per un culo. Della sua scomparsa, il mezzo ha però inviato un'ultima trasmissione. Una trasmissione che alludeva al potenziale attacco da parte di individui o organizzazioni. Guardate che roba, eh. Stanno procedendo con la massima cautela. Guardate che roba. Lo sapevo. No. Sì. Sì. Salve. Oh, via. Via. Ti piace così, stronzo? Ok. Giustamente quello si è rialzato come se niente fosse. Anche questo si rialzerà però. No. Sì, sì, porco Giuda, sì. Ecco, questa non me l'aspettavo. Questa è stata una bella bastardata. Sì. Ma che volete fare voi? All'immitico. Inutile. E guaiarmi è impossibile, ragazzi. Se sono Leon, cosa volete che farci? Un fucile a pompa. Oh, buon Dio. Però voglio comunque la pistola. Ah, ma io ho anche il coltellino, è vero.
mi dispiace, signore. Dai, almeno è morto in pace, più o meno. Dio pace. Ho capito, va. Me ne occupo io. Scusatemi, ma... puramente per il gusto di farlo questo. No! Giù! Vai giù! Minchia, sali! Te! Te! Io ti faccio a pezzi a mo' di coltellini, eh! Hai capito con chi hai a che fare? E tu? Hai capito con chi hai a che fare? Stronzo. Che si credono di fare qualsiasi cosa gli pare. Sti zombie ormai. Ok. E questo cosa minchia vuol dire che... Non lo so, ma è qualcuno che ci ha messo in un mare di merda. Un mare di merda. L'urlo stride come unghie su una lavagna. Siamo in un mare di merda. Un mare di merda. Cazzo. Sbrighiamoci, andiamocene da qui, perché siamo veramente in un mare di merda. L'ho detto che siamo nella merda. Ho capito, va. Te, stronzo. Ma cazzo, è ancora vivo, eh. Oh, che cosa è successo? Ok, questo... Ah, 1000 punti. Evviva i punticini. Chi non vorrebbe i suoi punti? I punti del latte questi so, eh. Avete capito che intendevo qui. Ok. Chiaro. Chiarissimo, non per me. Forza, salta. Lei ha capito quello che non ho capito io, ragazzi. Questo è... Oh. Te. 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 È così che si fa. Ovviamente tutti da me vengono. No. State indietro. Oh, via, yeah. Shot. Shot. No, 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 ora non c'è. E tu via. Pussa via. Che cosa hai aperto? Cosa minchia hai aperto? Oh. Ah, ecco cos'è, bravissima. Hai capito in pieno quello che non avevo capito io. Quindi le cose stanno diventando anche abbastanza comiche, ragazzi, eh. Dai. Bellissimo sto rumore. Raccoon City! Quanti déjà vu, Raccoon City! Lei mi riempie il cuore di tristezza e amarezza, effettivamente, non gioia, perché... Non mi... No! Oddio! Ci è mancato veramente poco. Superstiti, forza, aiutiamolo. Morite, mostri cattivali! Dove diavolo vengono? Il giorno da poliziotto e c'è già una sparatoria. Morirò prima di diventare uno zombie. No, ancora quei posti. Dimentica, oh, oh. Dovrà uccidere. No, 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 no. Stronzo. Intanto questi saltano come grilli. Toglietemi dalle palle. Qualcuno mi aiuti. Se vuoi vivere, smettila e spara a quegli affari. Mira la testa, sei un poliziotto, sai usare un'arma. È il mio primo giorno, come faccio a mirare in questo caso? Indovina! Oh mio, crepi! Uccidi te! Oh porca, ma questi due dove sbucano?
dai con sti urla lancinanti. Oh Dio, che lisciata! Oh merda! No cazzo! Oh, pensavo che c'era qualcosa di utile! Altro che utile, qui ci sono i fucili a pompa armati! Non ci credo, tutti armati! Ovviamente questi sono i militari che. A cui. Che abbiamo, e noi abbiamo avuto la sfiga di beccarli ancora armati. Che bella la vita, oh! Sparate alla benzina! Possiamo far saltare in aria quei cosi! Intelligente! Boom! E badabam, badabam! Che bel botto! Forza, qui è più sicuro! Questo tanto te muori, lo sai, vero? Ci riforniremo lì. Troveremo altri sopravvissuti. Tu continui a sognare. Non vedo alternative. Giustamente. Sì, sono ridotto malissimo, però ragazzi, non c'è più niente. Colpi di fucile, però c'ho 11 colpi di fucile che non so pochi effettivamente. Però è la vita che mi manca, non trovo più erbe. Quelle fottutissime erbe non si trovano da nessuna parte. Caricamento. Comprando una campagna avrai a disposizione fino a 8 set di abilità per volta. Oh yeah. Quanto è strana la vita. Quanto è strana e divertente. Ok. Tu morirai, amico mio. Sotto atroci sofferenze morirai. Se non capisci che dovresti stare te zitto. Oh. Io sono barricato di sopra. Andatevene. Grazie. Oh. Armamenti, eh. Quelle cose mi hanno invaso al negozio. Perciò la porta resterà chiusa a meno che non le eliminiate. Dio quanti. Non siamo disinfestatori. Ok. Dovremmo esserlo. No. No. Tutti da noi, sì. Ci stiamo meglio, ragazzi. Non siamo disinfestatori, ma dovremmo diventarlo, ho paura, eh. Munizioni. Voglio più munizioni. E non ho più. Ci sono troppe poche munizioni per ammazzare tutti sti cosi, però, ragazzi. È uno scherzo? Una bomba esplosiva che. Te, fanculo, va. Guarda, questo non è una buona idea, però. Oh, porco, non è per niente una buona idea. Perché avete le mitragliette e io non ho le mitragliette? Voglio le mie mitragliette. Dove? Il problema, ragazzi, è che io non vedo nulla. Io non vedo niente. Io vedo tutto buio. No. Te. Fanculo. Ah, merda. Sono in un mare di merda, ragazzi. Proprio non c'ho più vita, non c'ho più nulla. Tu chi sei? Tu sei di lei. No. Aiuto. Aiuto. Arrivo. Arriva? Brava. Mi ha dato un pugno al cuore? Non ho ben capito quello che ha fatto esattamente. Mi ha dato un pugno al cuore o sbaglio? Questo è un po' strano, ragazzi. Tanto noi spariamo, sperando di non essere ammazzati da qualcuno. Dai. Bella. Ma ce ne sono altri. C'è un'erba verde. No. 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 A vederlo, però. Cazzo. A vederlo prima che c'avevo un'erba verde io. Qui sta diventando un casino della Madonna. Combina. Ok. Ok. Oddio. Prendi la mano. Ok. Tutto ok. Ok, ragazzi.
questo video finisce qui, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo gameplay. Ciao ragazzi!